perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore. Basta che ognuno faccia il proprio dovere. Eccoci e ben ritrovati. Il coraggio di ogni giorno è anche quello dei sindaci. E lo abbiamo già raccontato in qualche altra pillola, di chi decide di impegnarsi per la propria comunità, di indossare la fascia tricolore e di occuparsi della res pubblica, della cosa pubblica, di fare il bene della propria comunità. E anche la storia di chi, come Angelo Vassallo, il 5 settembre del 2010 viene assassinato dalla camorra. Io sono molto onorato di poter avere in collegamento oggi con noi Dario Vassallo, che è il fratello di Angelo, che è il presidente della Fondazione Vassallo. Ricordiamo, Dario, Angelo era il sindaco di Pollica, è stato sindaco dal 95 al 99, dal 99 al 2004 e poi dal 2005 al 2010, prima di essere ucciso dalla camorra. Quanto è importante per la Fondazione cercare di ricordare la figura di Angelo, ricordato un po' come il sindaco pescatore? Ma ricordare Angelo è importante non soltanto per la Fondazione, ma per un paese intero che, nonostante i 12 anni trascorsi, cerca la verità. È importante soprattutto per il nostro sud, dove la Fondazione è attiva soprattutto nelle regioni, anche la Puglia, come Peschi, Cipitonto, o tanti altri paesi dove noi siamo di casa e tutti assieme, insieme ai sindaci di queste città, cerchiamo la verità. Quindi il ricordo non è un ricordo di qualche cosa che è passato, ma noi ricordiamo quello che è il presente, cioè la storia dei sindaci del nostro sud che, nonostante le avversità non soltanto delinquenziali, vanno avanti con caparbietà per raccontare un sud, un territorio e gente diversa che nessuno mai poi avrebbe raccontato. Quindi il ricordo di Angelo è fondamentale per dare energia ai nuovi sindaci. Dario, Angelo è stato anche il presidente della comunità del parco di un ente parco nazionale, l'ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e teneva particolarmente Angelo ad un binomio, che era il binomio legalità e ambiente. È un binomio che in qualche modo deve essere ancora valorizzato? C'è ancora qualcosa da fare, c'è ancora tanto da fare per parlare di legalità pensando soprattutto all'ambiente? Ma c'è molto da fare, tantissimo da fare. L'azione di Angelo si è arrestata quel 5 settembre 2010, spalancando le porte a personaggi e amministratori di mezza tacca. Quindi, come diceva Angelo, legalità e ambiente sono due cardini sui quali costruire una nuova società e una nuova economia. E queste sue parole sono attuali, nonostante siano passati 27 anni. Quindi penso che queste parole siano il programma di un governo, non solo di un territorio. Lì nel Cilento quello che diceva Angelo non viene assolutamente praticato, anzi Angelo viene, nonostante tutto, ancora ostacolato. Quindi significa che anche da morto fa paura a personaggi di mezza tacca che nel frattempo hanno fatto la carriera politica, che hanno devastato il pensiero di Angelo. Quindi c'è molto da fare, soprattutto il problema è farlo con le persone giuste, ma le persone giuste oggi è difficile trovarle, ma soprattutto è difficile che poi si mettano e si impegnino in politica. E tanto in realtà di quello che state facendo come Fondazione Vassallo lo state facendo proprio con gli amministratori locali, con sindaci, assessori, consiglieri comunali. Ci sarà anche un evento che è Futura 2025, che si svolgerà ad Acciaroli il 2, 3 e 4 settembre prossimi. Perché è importante formare la nuova classe dirigente?
perché è importante, diciamo, prendere un po' in mano quel ruolo che in passato magari era svolto anche dai partiti che oggi un po' hanno abbandonato quel ruolo e dedicarsi, ecco, a formare i giovani amministratori. Ma è fondamentale perché noi costruiamo una società diversa, amministratori diversi, non scegliendoli in base all'appartenenza politica, ma scegliendoli in base alla loro capacità e la loro propensione ad essere onesti. È una scuola completamente diversa che non esiste, penso, in nessuna parte del mondo, a meno che esista nei paesi rivoluzionari, ma la nostra è una rivoluzione. Come dire, religiosa, quasi francescana, perché non facciamo distinzione di nessun genere e speriamo di costruire, tra virgolette, dei nuovi giovani, dei nuovi amministratori che possono valorizzare il proprio territorio e parlare veramente di legalità e ambiente e non utilizzarli per fare una carriera politica. È una scuola bellissima dove ultimamente ci siamo ritrovati a Castelnuovo nei Monti, in provincia di Reggio Emilia, tra le montagne del Reggiano. Quindi è una scuola che va incontro ai territori, incontro ai problemi. E lì abbiamo, per dire, abbiamo visitato e parlato e ha fatto lezioni il presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano. È una scuola diversa che mette a confronto i ragazzi con le realtà locali, non inventate e teorizzate, ma cose pratiche e le difficoltà che ha ogni amministratore, ogni associazione, ogni consorzio nel realizzare lavoro, nel realizzare ricchezza. Quindi è una bellissima scuola che durerà, speriamo, un po' di anni e che possa veramente forgiare questi nuovi ragazzi. Ecco, lo vediamo anche in questa immagine che ci manda la regia, appunto appuntamento ad Acciaroni nei giorni 2, 3, 4 settembre 2022, ma lo ricordiamo per chi ci ascolta, tutte le altre informazioni sulle attività portate avanti dalla Fondazione Vassallo sono disponibili anche sul sito web della Fondazione che è fondazionevassallo.it, eccolo qui, lo vedete, dove potrete trovare appunto tutti i contatti e informazioni portate avanti dalla Fondazione. Grazie ancora Dario Vassallo per essere stato con noi e noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata del Coraggio di ogni giorno. Credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuare a fare senza lasciarci condizionare.